Amici del Casper Club, ben ritrovati per i consigli per la 17ª giornata di Serie A. Vediamo i top player da schierare, sempre e comunque, anche se magari nelle ultime giornate non hanno propriamente convinto. Sì, partiamo da Insigne a proposito di chi nelle ultime giornate non ha convinto. Lui non segna da un mese e mezzo, il 2 novembre il suo ultimo gol in campionato contro l'Empoli. Il Napoli vuole continuare a vincere, vuole continuare a trovare questa rincorsa sulla Juventus, e per farlo ha bisogno anche di gol di Insigne. Lui dovrebbe giocare comunque titolare, quindi noi ve lo consigliamo. Giocatori o top che comunque sono un po' in difficoltà, che però erano, diciamo, molto pagati all'asta, ma ci sono anche dei nuovi top, cioè penso a Quagliarella che nonostante in realtà avesse fatto benissimo già l'anno scorso, nelle aste estive, forse anche perché ha C'è 35 sempre il dubbio anni, per comunque l'età, non è sì. che lo vai a pagare 180 milioni, però alla fine i risultati sono sorprendenti, ha fatto 9 gol, di cui 7 nelle ultime 6 partite, quindi numeri incredibili, e c'era chi stava anche dubitando di lui, perché a settembre iniziavano a dire anche a Genova, ma quest'anno non segna più Quagliarella, e lui come ogni anno ha smentito tutti e sta veramente facendo delle cose incredibili perché veramente arrivati a questo punto è lì vicino ai top player dell'attacco, quindi consigliato anche in questa giornata. Chi invece è stato pagato molto è Federico Chiesa, che tra i centrocampisti d'estate, comunque all'inizio anno, era un top, era partito fortissimo, tra l'altro lui con 2 gol nelle prime giornate, poi si è fermato lui come tutta la Fiorentina. Nelle ultime partite però la Fiorentina sembra ripartita, Simeone è tornato a segnare e anche Chiesa è tornato a giocare bene, a prendere buoni voti. A San Siro contro il Milan magari può anche trovare il gol. A San Siro è uno stadio che gli porta abbastanza bene, aveva fatto un quasi gol contro l'Inter, poi esatto, poi tolto con l'autogol di Skriniar, però comunque lui in queste partite di solito si esalta, quindi Chiesa lo potete schierare anche questa giornata. De Paul è un altro centrocampista che top lo è diventato nel corso di questa stagione, poi si è un pochino fermato nelle ultime partite, però contro Frosinone in casa se non metti De Paul sei un pazzo, quindi lui che è rigorista, che tira angoli, punizioni, Punizioni, tutto, angoli, tutto, sì. quindi De Paul in questa giornata va sicuramente messo. Un altro top da mettere in questa giornata è Alessandro. Io chiudo con un difensore. Alessandro che non arriva da un momento brillantissimo tra Champions League e campionato, che contro il Torino c'è stato quel contrasto con Zaza in area di rigore che poteva costare un rigore appunto contro la Juve. In questa giornata deve rilanciarsi la Juventus, che non avrà Cancelo, quindi spingerà più sulla fascia di Alessandro. Quindi Alessandro anche contro la Roma è da mettere. Chiudo con un portiere, un fatto abbastanza insolito per questa rubrica, e cito Samir Handanovic, perché veramente sta facendo un ottimo campionato, è tra i migliori portieri ancora una volta del Fantacalcio, lui che veramente ogni anno comunque è una certezza perché i portieri cambiano spesso, però Handanovic ormai da anni all'Inter, è il Fantacalcio, i fantallenatori sanno che comunque prendendo Handanovic sanno cosa vanno incontro, un ottimo portiere, contro il Chievo si può sicuramente mettere, chiudo con lui, ma vi ricordo che con l'algoritmo del Casper Fantamanager potete trovare tutti i consigli per la prossima giornata. Buona fantagiornata a tutti! Ciao!